Buongiorno, Edge 9 oggi è nella sede milanese di Win3 e in particolare per incontrare Michele Lucantonio della divisione business e parlare di una tecnologia un po' particolare in ambito business che è l'FWA, Fixed Wireless Access. Ciao Michele, Ciao, buongiorno. ciao Vittorio, buongiorno. Allora, il tema da cui vorrei partire è il fatto che si parla molto di trasformazione digitale delle aziende, di quelli che sono gli elementi essenziali e spesso la connettività viene come percepita come un elemento secondario, viene quasi data per scontata, mentre invece nell'evoluzione della tecnologia si vede come la connettività diventa sempre più strategica. Ci puoi raccontare qual è il vostro punto di vista su questo e come si inserisce, e quindi che cos'è l'FWA in ambito business? Certamente, Vittorio. Grazie per lo spunto. È vero, la connettività viene data per scontata, ma viene data per scontata nella misura in cui si ritiene che gli operatori debbano garantire livelli di qualità a prezzi molto concorrenziali, e questo è dettato un po' dalle logiche di mercato, ma al tempo stesso tutti i direttori di operation di infrastrutture sanno perfettamente che senza la connettività non è possibile portare avanti un processo di digitalizzazione, di trasformazione a supporto del business che va cambiando e va assumendo molteplici forme attraverso internet, attraverso il cloud, attraverso nuovi paradigmi che permettono sempre di più di individuare percorsi di efficienza, percorsi di potenziamento del business, percorsi di diversificazione degli strumenti tecnologici a disposizione, fino ad arrivare a paradigmi come l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose e così via. L'FWA, Fixed Wireless Access, è una tecnologia che per sua natura deriva da una rete radiomobile, che di mobile ha poco perché poi viene definito fisso e quindi è sostanzialmente un modo per integrare le attuali connettività di terra, che in passato erano basate sul rame e oggi sono prevalentemente basate sulla fibra, con un metodo di comunicazione che in realtà è diciamo consolidato e addirittura più vecchio della tecnologia in fibra, si pensi alle comunicazioni che faceva Guglielmo Marconi, ma che in realtà poi permette all'utilizzatore finale di avere un'arma in più di comunicazione, di collegamento, rendendo poi l'esperienza del tutto assimilabile a quella di una tecnologia su fibra o sul rame, come ho citato prima. È un meccanismo reso disponibile anche però da una forte evoluzione tecnologica delle reti radiomobili ed è un meccanismo che permette un utilizzo diverso rispetto a quello che noi siamo abituati diciamo, a sperimentare quando oggi maneggiamo uno smartphone o utilizziamo una SIM dati all'interno di un dispositivo come un personal computer o le famose saponette. Ecco, un altro aspetto che è importante toccare è il fatto di associare FWA a business, perché proprio in questi giorni, se uno guarda la televisione, si vedono diverse campagne degli operatori legate all'FWA in ambito residenziale e in effetti fino ad oggi spesso l'FWA era stato presentato come una tecnologia quasi esclusivamente consumer. Invece, il punto di vista di Win3 è la possibilità di utilizzare questa tecnologia in ambito business. Allora, cerchiamo di dare degli esempi concreti per capire di che cosa parliamo e anche di che cosa effettivamente un'azienda ha bisogno e di cosa si deve dotare per utilizzare questo tipo di connettività. Bene, provo ad addentrarmi su alcuni concetti senza essere particolarmente tecnico, perché lascio questo poi ruolo ai miei colleghi del technology. FWA è una modalità di impiego della rete radiomobile che fa riferimento prevalentemente a un'installazione di un'antenna particolare presso la sede del cliente. Dietro questa antenna c'è un collegamento del tutto assimilabile a quello che oggi si utilizza dietro qualsiasi dispositivo, quindi un router piuttosto che un collegamento attraverso una rete locale per garantire l'utilizzo, l'efficientà nell'utilizzo nella sede del cliente, però ha una caratteristica fondamentale. Questa antenna è un'antenna ad alto guadagno, quindi è un'antenna che è in grado di sfruttare molto meglio di qualsiasi altro dispositivo non solo la comunicazione verso
un'antenna radiomobile, ma adesso più antenne radiomobili. Non solo, è un'antenna in grado di aggregare i segnali provenienti da più stazioni radiobase, e questa aggregazione permette di avere anche maggiore capacità. Quindi il risultato finale per il cliente è di avere una disponibilità di capacità di comunicazione che può arrivare fino a 300 megabit al secondo, e soprattutto alcune caratteristiche di resilienza che sono poco note, diciamo, all'utilizzatore comune di reti radiomobili. Il fatto che la rete radiomobile oggi è caratterizzata da una necessità di offrire servizi con una affidabilità e una capacità di ripristino in caso di guasto molto elevata. Quindi è di fatto un'infrastruttura più resiliente. Oggi l'interruzione di una fibra può provocare, per necessità di intervento in loco, di scavo, di giunzione e quant'altro, può comportare dei tempi anche di ore. Nel caso delle antenne radiomobili questo di fatto non viene percepito, perché la molteplicità di antenne permette al dispositivo di appoggiarsi ad un'antenna che funziona nel caso in cui non ce ne sia un'altra, ci sia una stazione radiobase fuori servizio, e quindi si permette al cliente di ereditare l'affidabilità dell'infrastruttura anche come continuità di comunicazione e capacità di essere sempre connessi. La seconda caratteristica, secondo me, fondamentale dell'FWA è di avere una facilità di installazione, quindi un basso impatto nello sviluppo di un'infrastruttura. Io credo che un direttore operation oggi, quando decide di modificare la propria connettività sulle sedi, soprattutto per realtà diciamo con più sedi, con molte sedi, si pensa a un contesto retail, per esempio fatto di negozi, credo che il più grande, se mi è permesso dire, mal di testa è quello di comprendere come rendere meno impattante possibile questo percorso, sia dal punto di vista dei costi, ma soprattutto dal punto di vista della disponibilità del servizio. L'FWA non è una tecnologia che richiede particolari attività di stesura cavi, particolari attività di collegamento ad infrastrutture sotto il manto stradale o in prossimità di dispositivi che oggi troviamo per strada quando parliamo di tecnologie come l'FTTH o l'FTTC. È quindi una tecnologia quasi plug and play, è una tecnologia che può essere pacchettizzata, quindi possono essere costruiti dei package ad alta velocità di installazione, e permette quindi di avere processi di installazione molto veloci, molto affidabili e soprattutto con efficienza dal punto di vista dei costi. Vuol dire che né il provider né il cliente ha necessità di tornare più e più volte su un sito perché qualcosa è andato storto durante il processo di installazione. Chiarissimo. E l'altro aspetto potenzialmente molto interessante dell'FWA è che comunque si appoggia dietro alla rete 5G, e quindi è, diciamo, una porta d'ingresso nel mondo 5G per le aziende che possono poi sfruttarne le caratteristiche vincenti e abilitative di quel processo di trasformazione digitale anche in zone magari non coperte dalla fibra, e questo succede in Italia ancora abbastanza spesso. Quindi in quest'ottica quali sono un po' i punti chiave del 5G in ambito business che possono essere sfruttati attraverso l'utilizzo dell'FWA? Allora, ci sono due questioni fondamentali. Uno è la tecnologia in quanto tale. FWA si inquadra in un contesto di evoluzione delle reti radiomobili che hanno la necessità di non rispondere più ad un'esigenza esclusivamente mass market, ma proprio per il paradigma che citavo prima dell'IoT, assume delle specializzazioni, e l'FWA è una di queste, così come il narrowband IoT, cioè la rete a questo punto diventa in qualche misura dedicata e ritagliata per offrire degli impieghi e degli utilizzi che non sono esclusivamente legate a necessità di utilizzo di tipo consumer. Questo paradigma è quello che porta realmente alla via verso il 5G. Il 5G è una tecnologia che noi conosciamo per la sua evoluzione in termini di capacità, in termini di prestazioni, ma in realtà dietro il paradigma 5G, soprattutto quando si potrà parlare di 5G standalone, avremo la possibilità di un'enorme versatilità nelle applicazioni
soprattutto per il mondo business e per le aziende. Quindi in qualche modo l'FW è un antesignano, cioè comincia a far comprendere come l'utilizzo di una rete radiomobile in modalità specializzata apra delle opportunità che oggi diciamo poi sono legate a un deployment di un'infrastruttura come quella in fibra che citavamo prima. Questo è l'aspetto, se vogliamo, tecnologico. Poi c'è un aspetto di contesto specifico alla realtà italiana. Wind 3 ha un'infrastruttura costruita di recente, la Top Quality Network, che è già pronta per l'utilizzo pervasivo della tecnologia 5G. Noi disponiamo della miglior copertura sul territorio nazionale, superiamo il 96% di copertura della popolazione e questo quindi ci permette di applicare la tecnologia FWA su tutto il territorio nazionale, andando anche a coprire aree sulle quali altre tecnologie potrebbero creare delle difficoltà. L'Italia è un territorio orograficamente difficile, le aziende si localizzano anche per storia in posti che possono avere difficoltà di infrastruttura e quindi l'FWA riesce anche a sopperire a questa necessità. Il passo successivo sarà appunto quello di integrare FWA, narrowband IoT e comunque l'utilizzo di una rete radiomobile all'interno di quello che il 5G offrirà non solo per l'internet degli oggetti ma per qualsiasi tipo di applicazione locale o diffusa su tutto il territorio si possa immaginare attraverso una rete che a questo punto si specializza con le sue funzionalità, si customizza sulle esigenze del cliente e permette di ottenere prestazioni adeguate con una facilità di realizzazione che oggi non abbiamo. Per chiudere un po' il cerchio, magari possiamo fare degli esempi specifici di applicazioni dell'FWA in ambito business. No? Hai accennato, e quello mi sembra abbastanza chiaro, come dove non c'è la fibra, l'FWA può essere un'alternativa molto concreta e che permette di digitalizzare anche quelle aziende che si trovano in zone non coperte, però ci sono anche altri scenari d'uso, se possiamo magari chiudere proprio facendo degli esempi concreti di questi scenari. Sì, provo a contestualizzare in maniera molto più molto pratica con altri paradigmi l'utilizzo di FWA. Le aziende oggi hanno necessità di uscire dal concetto di connessione con una rete e entrare in quella del servizio. Il servizio deve essere affidabile, resiliente, deve rispondere a dei livelli di qualità sempre più stringenti proprio perché direttamente connessi al business. In questo senso l'FWA può essere considerata come una tecnologia di backup alla fibra e in questo Wind 3 può offrire tranquillamente delle soluzioni packaged fatte in fibra e FWA dove il servizio rimane pressoché identico ma sostanzialmente l'affidabilità cresce, piuttosto che soluzioni, come dicevo prima, di rapido deployment del networking, per cui si inizia con l'FWA e poi via via si arricchisce la soluzione come da progetto con una connettività in fibra. L'altra caratteristica, secondo me, molto importante dell'FWA è la sua possibilità di impiego come circuito tecnologico alternativo in soluzioni più sofisticate di quelle appartenenti all'MPLS, come ad esempio l'SD-WAN. L'SD-WAN è una tecnologia che predilige l'utilizzo di più connessioni sulla stessa sede, è in grado di applicare anche funzionalità di sicurezza e in questo senso la tecnologia FWA ben si integra con paradigmi di questo tipo, sia per logiche di fornitura legate a circuiti dello stesso operatore, sia in condizioni di più fornitori. Quindi noi siamo in grado anche con l'SD-WAN e con la tecnologia FWA di affiancare la nostra soluzione a quella di operatori esistenti in una logica però di TCO complessivo, quindi Total Cost of Ownership della soluzione che nel tempo mira ad un'efficienza ed un incremento delle capacità e delle funzionalità a disposizione del cliente stesso. Perfetto. Grazie mille. Grazie a te.